boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a guy. Gianluca Maria Tavarelli, il regista di Una storia sbagliata, con Isabella Aragonese, Mehdi Debi e Francesco Scianna. Buongiorno. Buongiorno, sei in competizione mondiale e soprattutto in prima mondiale con il tuo film. Vogliamo parlare di questo sguardo siciliano, femminile siciliano, nel difficile e doloroso conflitto iracheno? Beh sì, la protagonista per l'appunto è siciliana di Gela e parte in un viaggio attraverso il Medio Oriente, un viaggio che la porterà in Iraq, nella zona di Nassiriya. Il film racconta un po' il sud del mondo, in qualche modo lei se ne va dalla Sicilia in un posto lontanissimo da casa sua per trovare in qualche modo gli stessi problemi, gli stessi malesseri, gli stessi dolori che si è lasciata dietro le spalle, un po' come se tutti i sud del mondo in qualche maniera fossero simili e se un filo rosso li unisse un po' tutti, unisse un po' tutti i poveri e tutte le persone disagiate del mondo. E in più lei va per cercare di conoscere e di vedere la famiglia dell'attentatore che l'ha accusato tanto dolore. Sì. Per poi giungere ad una conclusione piuttosto inaspettata. Sì, assolutamente. Alla fine lei arriva a capire che la risoluzione dei suoi problemi, del suo dolore, passa attraverso la comprensione dell'altro, cioè capire l'altro e capire le ragioni dell'altro, per quante possano essere sbagliate, lontani, difficili da accettare. E quindi lei riuscirà a superare questo suo dolore attraverso la scoperta di tutto quello che c'era dietro, in qualche modo. Bravissimi gli interpreti, Mehdi Debi è veramente straordinario, sì. Isabella Aragonese non ne parliamo, e anche Scianna, sono veramente tutti molto ben centrati. Grazie. E tutti gli auguri del mondo. Grazie. Isabella Aragonese è l'interprete di questo bellissimo film di Gianluca Tavarelli che si chiama Una storia sbagliata. Un personaggio molto ambiguo che le dà però un grande spettro di emozioni da mostrare, non è vero? Sì, è una grandissima opportunità per un'attrice poter interpretare tante emozioni come quelle che vive Stefania, diciamo dalla un tipo di vita normale, in qualche modo, almeno che tenta di essere normale, con un marito, una famiglia, la voglia di far figli e poi un lutto che la cambia completamente, la fa diventare egoista, perché chi soffre vede solo giustamente il proprio dolore. E anche la decisione poi di andare a ritrovare le tracce del marito perduto in Iraq la pone in una posizione di odio, ecco, alimenta un odio, quasi un razzismo, un odio per quella gente che poi cambia completamente alla fine in uno sguardo. Quindi è un ventaglio di emozioni varissimo che raramente, ecco, in un film si ha la possibilità di interpretare. Grazie Isabella, e ancora allora tanti personaggi come Stefania, perché è un personaggio molto toccante in questa ambiguità del dolore, in questa perfidia che mette in certi momenti, perché il dolore non la rende più buona solo in finale, ma la rende veramente perfida. Esatto. Speriamo di continuare così.